fanno paura, signori, fanno paura. Torniamo a parlare di calcio internazionale dopo la parentesi di ieri, la Champions, anzi a maggior ragione dopo la due giorni di Champions. Fanno paura, e mi riferisco al Bayern di Monaco, e quindi introduciamo il tema Bundesliga. Introduciamo un po' tardino perché domani già si rigioca. Niente, questi qua, come ho già detto ieri nel video sulla Champions, 5 gol nello scontro diretto nel primo tempo, e si sono fermati, 5 gol a Leverkusen, con una squadra che era in grandissima forma, e questo ce la dice lunga su questa squadra così dominante come il Bayern di Monaco. No, per carità, non mi si faccia paralleli con la Ligue 1. In Ligue 1 lo strapotere del Paris Saint-Germain è soprattutto economico, cioè non bisogna chiederci perché il Paris Saint-Germain vince sempre, perché è notorio a tutti. Bisogna piuttosto chiedersi come abbia fatto a perdere 3 titoli contro rispettivamente Montpellier, ed è fu la prima esperienza di Ancelotti, dove vinse il Montpellier di Giroud, di Olivier Giroud, nel 2012 se non sbaglio. Montpellier, Monaco, il Monaco di Mbappé e Radamel Falcao, che diciamo di quelle che ha sottratto il titolo a Paris Saint Germain era la migliore, e l'anno scorso il Lille. Il Bayern è un'altra cosa. Il Bayern, non ho mai visto questa squadra fare spese folli, mai, da che seguo il calcio, mai visto questa squadra fare spese folli. È stata molto abile nel pigliarsi tutti i giocatori più forti delle rivali, ma neanche è più così adesso, perché ricordo Lewandowski, il Bayern lo ha preso dal Borussia Dortmund, da quel Borussia Dortmund che a inizio decennio, negli anni 10, gli ha fottuto le ultime due Bundesliga non vinte dal Bayern di Monaco praticamente. Sono stati il Borussia di Klopp, di Lewandowski, di Reus giovane, di Götze. È stata l'ultima squadra a fottere il Bayern Monaco, diciamo. Da allora è stato dominio continuo. Vabbè, Mandzukic lo presero dal Wolfsburg, ricordo. Ragazzi, questi sono... hanno preso due ragazzi che in Premier tardavano a sbocciare, Gnabry o Gnabry alla tedesca, e Sané, che già conosceva meglio la Bundesliga per trascorsi familiari. Suo padre giocava nel Norimberga, fece gol alla Roma anche in Coppa UEFA tanti anni fa. Niente, sono devastanti. 6 gol qua, 5 là, 4 qua, sono devastanti. Cioè sembra hanno ridotto la Bundesliga al rango di un campionato quasi secondario. Ma dove la differenza fra la Ligue 1? Che un conto è affrontare il Lione o il Marsiglia, un conto è affrontare il Borussia o l'altro Borussia. Sono squadre nettamente superiori. Cioè, raga, parliamoci chiaro, è vero, il Bayern è davanti di un solo punto al Borussia di Dortmund, però, ragazzi, siamo onesti, togli Haaland dal Borussia di Dortmund e diventa un Eintracht Francoforte qualsiasi. Anche perché il Leverkusen gioca molto meglio del Dortmund, gioca molto meglio. È una squadra che pratica un calcio veloce, una squadra giovane, una squadra dove il trio d'attacco potrebbe veramente creare difficoltà a chiunque, tranne il Bayern Monaco ovviamente. Non ricordo come si chiama il ragazzino, Witz o una cosa del genere. Poi c'è Diaby e Schick. Insomma, sono una squadra che gioca molto bene, però il Bayern ci ha passeggiato sopra come se nulla fosse. Li ha massacrati e non c'è nulla. Poi il Bayern, tra l'altro, è a reduce dalla sconfitta interna con l'Eintracht di Francoforte. E quando ci sono queste squadre qua, niente, non c'è niente di peggio che incontrarle dopo una sconfitta.
cioè ricorda un po' la prima Juve di Conte, quando capitava che perdeva una partita il giorno dopo era meglio l'avversaria che avrebbe dovuto affrontare dopo, era meglio che non si fosse presentata. È un po' così. Ma questo Bayern, raga, è una corazzata. Oddio, non so come riuscirà ad arrivare a primavera per quanto riguarda il discorso Champions, ma questi sono una squadra che sinceramente, si fermassero ai quarti di finale come l'anno scorso, sarebbe un'annata deludente per come li vedo io. Io non mi tiro indietro, per me chi vincerà la Champions per me è il Manchester United. Chi vincerà la Champions per me è il Manchester United, e si è visto ieri. Perché vabbè, poi ne parlerò nel prossimo video di Premier. Ma il Bayern, signori, il Bayern, se non arriva in finale, poco ci manca. Che è una squadra, è una corazzata. Per me allo stato è la squadra più forte che c'è in Europa e nel mondo. Allo stato è la squadra più forte che c'è. Flick, alla fine dei conti, non si è rivelato che un traghettatore di uno squadrone. Raga, il Bayern di Nagelsmann, altro che il Bayern di Guardiola, altro che il Bayern di Guardiola, è una squadra dominante. Poi parliamo un po' delle concorrenti, va, del detto del Dortmund e dell'Everkusen. Parliamo di questa risalita, perché sta risalendo la china del Mönchengladbach, che è una squadra che può tranquillamente lottare per il quarto posto. L'altra è l'Ipsia, che è un po' in ritardo, ma effettivamente, anche se devo dire che l'Ipsia, a mio modo di vedere, si è indebolita rispetto all'anno scorso. Sarà il cambio di guida tecnica, non so, però poi abbiamo visto la pesante debacle del Colonia di Anthony Modest contro l'Offenheim, che è un'altra squadra che è da parecchi anni ormai Bundesliga, dice la sua. Sarebbe più o meno, volendo assimilare al campionato d'Italia, sarebbe un po' come il Sassuolo di Germania, l'Offenheim. Non conosco la proprietà ovviamente dell'Offenheim, perché tutti sappiamo che il Sassuolo è della Mapei, è del gruppo Mapei, di proprietà del gruppo Mapei. Ma questo Offenheim, che nelle zone medio-alte di classifica, che comunque ha fatto 5 gol al Colonia. Colonia che aveva messo in difficoltà parecchie grandi, Bayern compreso, che ha buoni giocatori, a parte che ha questo attaccante Anthony Modest, che secondo me un giretto in qualche grande se lo potrebbe anche fare alla sua età. Poi ha il capitano Hector, che ha uno molto esperto. E poi la lotta per la retrocessione, oggettivamente per me c'è già una squadra retrocessa, che è il Greuther Fürth. La lotta per me si restringe a chi deve spareggiare con la terza di Zweite, che è una fra Bochum e Arminia Bielefeld per me, perché l'Augsburg, oddio, è una lotta che potrebbe riguardare anche l'Augsburg, però la vedo meglio rispetto alle altre due, perché diciamo che il Bochum, l'unico, il punto di forza del Bochum è il suo pubblico, e quando gioca in casa è la classica squadra della Vestfalia, col pubblico calorosissimo, ma le ambizioni del Bochum finiscono lì. Oggettivamente se la gioca con l'Arminia Bielefeld, su quale delle due dovrà affrontare lo spareggio con la terza della Zweite Bundesliga. Poco altro da dire, onestamente, su un campionato che ne dica, il solo punto di vantaggio sulla seconda, ha un padrone assoluto, che questo schiacciasassi di nome Bayern Monaco, raga. E poi, signori, se sta bene Thomas Müller, il Bayern Monaco diventa, non dico ingiocabile, ma quasi. Perché hai voglia di dire Lewandowski. Là il giocatore decisivo per questa squadra si chiama Thomas Müller.
Se sta bene Thomas Müller, il Bayern va avanti. E lo si è visto proprio nella Champions, vinta 2 anni fa. Fino a che, non ricordo chi fosse l'allenatore che lo teneva in disparte, il Bayern un po' zoppicava. Una volta andato Hansi Flick, che altro non era che un traghettatore, Müller è tornato a giocare, è tornato in nazionale, è tornato a essere decisivo, e il Bayern ha stravinto quella Champions. Perché il Bayern è così, quando vince stravince. Il Bayern è questo qua, ha questo giocatore a mio avviso antipatico a morte, perché è di un'antipatia unica, ma è forse tra i giocatori più sottovalutati di quest'ultimo quindicennio. Signori, perché se noi guardassimo la carriera di Thomas Müller, non ha fatto altro che vincere mondiale, Champions League, Bundesliga come se piovessero. Se non sbaglio, il Bayern di Monaco non è mai andato peggio dei quarti di finale in tutti questi anni in Champions League. Raga, ditemi se questo non è un giocatore sottovalutato, il classico centravanti finto 9, o centravanti ombra, perché il finto 9 nasce in Olanda come centravanti ombra, o shadow striker come si diceva una volta, che è questo ragazzo che, ribadisco, è di un'antipatia a pelle unica, sta sui coglioni anche per certi suoi atteggiamenti, ma raga, vi posso tranquillamente dire che è uno dei giocatori più sottovalutati della storia del calcio, questo Thomas Müller, che per me, ora non voglio dire un'eresia, ma per me, dopo i due mostri Ronaldo e Messi in questi anni, lui, Robben, Rooney, ci sono loro, Ibrahimovic, ci sono loro, dopo i due mostri ci sono loro in ordine sparso: Robben, Ibrahimovic, Rooney, Thomas Müller. Raga, è decisivo, pochi cazzi, è decisivo. Iscrivetevi al canale.